Live Social. Live Social Radio News 24 con Matteo Di Lillo. Amici ascoltatori, ci spostiamo in Lombardia per entrare nel mondo della psicologia. Parliamo quindi di disturbi di alimentazione, quali sono i problemi psicologici che saranno legati a, insomma, anche a questo periodo che stiamo vivendo. Do quindi il benvenuto alla psicologa nonché psicoterapeuta Ornella Pastrengo. Ciao Ornella. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Allora, Ornella, anzitutto le chiedo come nasce la sua passione per la psicologia. Nasce da molti anni fa. Fin da ragazzina ero interessata a questa tematica, ho sempre aiutato gli altri, sono sempre stata l'amica del cuore, a cui venivano confidati i problemi, cercavo di risolverli, è proprio qualcosa di inserito dentro di me. Ha un file, un chip che evidentemente l'ha portata a fare questo lavoro. Allora, senza rubarle altro tempo, vorrei che lei appunto ci parlasse un po' dei disturbi dell'alimentazione e come i disturbi dell'alimentazione in realtà possono essere legati a dei problemi psicologici. Certo, nel senso, intanto volevo fare un po' un'analisi, nel senso, quello che sono i disturbi, perché molte persone pensano che sia così un vizio, qualcosa che nasce così da un'abitudine per fare la dieta, per essere più magri. In realtà i disturbi dell'alimentazione sono patologie veramente gravi, mm-hmm. e sono caratterizzate sia da un'alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione per il peso, le forme corporee e il controllo dell'alimentazione. Queste abitudini, queste eccessive preoccupazioni comunque danneggiano sia la salute fisica che il funzionamento psicologico. Ecco, in tutte queste ragazze, persone anche adulte, adesso purtroppo il disturbo si è esteso fin da piccolini, cioè nel senso nasce anche 10-11 anni fino a 40-50 anni, quindi non c'è più la fascia adolescenziale solita. Quando ho iniziato più di 20 anni fa, purtroppo sono grande, ecco, il disturbo era legato alla fascia adolescenziale, adesso invece si è proprio esteso, quindi siamo in un incremento molto, molto forte di questa tematica. Ecco, e poi lo vediamo, ecco, questo disturbo si sviluppa un pochino in modo insidioso, ecco, nel senso che posso dire che nel ripercorrere poi la storia dei pazienti possiamo vedere i segni del disturbo anche prima dell'esordio, quindi bisogna stare molto, molto attenti. Semi che sono legati anche a delle particolari caratteristiche di personalità. E voglio introdurre un pochino la nostra teoria, ecco, che è cognitivo-comportamentale, nel senso che le caratteristiche di personalità si inseriscono nei fattori, diciamo, di predisponenti, e non sono solo quelli, ecco, ci sono vari fattori predisponenti, però le caratteristiche di personalità sono molto importanti. Per esempio, una caratteristica di personalità è la timidezza, la difficoltà a interagire con gli altri, un certo perfezionismo, sono ragazzi e ragazze che, parlo di ragazze per dire, o adulte, che sono molto dedicate a fare cose bene, vogliono essere bravi, vogliono essere riconosciuti. Altri poi caratteristiche sono la bassa autostima, nucleare, ecco, noi la definiamo nucleare perché è molto più di una bassa autostima, ecco, molto più incisiva. Mm-hmm. Appunto i deficit interpersonali, l'intolleranza alle emozioni e poi anche dei sintomi di ansia e di depressione che possono emergere anche prima. Ecco. Se voglio, certo. Poi non so, posso andare avanti nelle definizioni. Allora, purtroppo il tempo in radio è molto poco, abbiamo ancora qualche 30-40 secondi, per cui volevo chiederle, per chi sa o sente di avere questa tipologia di problemi, come può provare a risolverli? Quali sono dei consigli che lei da esperta può dare? Ecco, nel senso di non lasciar perdere queste problematiche, nel senso di non dire ma sì, ma è un'abitudine, qualcosa che fa così, qualcosa che posso superare da sola, ma di chiedere appunto un aiuto a delle persone qualificate, ecco, delle persone che hanno studiato, che lavorano in un'equipe, soprattutto questo. Ecco, consiglio di andare in un centro che è specializzato nei disturbi, perché questo disturbo è così incisivo che permea sia l'aspetto appunto fisico che l'aspetto psicologico, quindi un'equipe che si occupi sia della parte fisica che della parte psicologica è molto importante. Certo. Una persona che, insomma, ma su questo, Ornella, io vorrei chiederle allora se può lasciare anche il suo contatto, magari se lei ha un sito web, una pagina social dove magari chi avesse bisogno possa anche ricontattarla personalmente. Sì. Allora, noi per esempio siamo
poliambulatorio Tuia in via Agoni a Brescia, ecco, mm-hmm. ci potete trovare in questo, poi sono su guida psicologi e quindi posso anche dare dei suggerimenti, noi facciamo anche colloqui telefonici o visite appunto di prevenzione, quindi possiamo anche offrire un telefono gratuito, ecco, un telefono benissimo. Gratuito o un incontro gratuito. Grazie, ecco, grazie mille alla nostra psicologa Ornella Pastrengo anche per la sua disponibilità, io davvero la ringrazio di cuore e la saluto. Niente, grazie mille, grazie e buona continuazione. Buongiorno, buongiorno. E Live Social torna tra pochissimo con altre interviste e storie sempre su Radio News 24. Live Social.